contrammiraglio, una visita doverosa oggi a Mazara del Vallo, una giornata importante per la Capitaneria di Porto di Mazara, ricorre il 40° anniversario dalla fondazione. Certo, è una giornata molto importante sia per noi marinai, ma soprattutto per i mazzaresi, perché ricordiamo qui la presenza della Capitaneria di Porto è fondamentale sia per diciamo rappresentare le istituzioni e lo Stato, in particolare la Marina Militare con il suo corpo della Guardia Costiera, ma anche e soprattutto per un senso di futuro, di sviluppo, di benessere e di volontà di perseguire certi impegni tutti insieme per migliorare anche il cluster marittimo locale. Si celebra questo 40° che vede pure protagonisti tutti i comandanti che si hanno comandato questa bella realtà, dovrebbero essere 17 comandanti. È un momento di vicinanza per tutto quello che fa la Guardia Costiera e la Capitaneria, soprattutto per una città come Mazara del Vallo, che si è caratterizzata e si caratterizza per tutto quello che l'aspetto pesca, per tutto quello che rappresenta la filiera della pesca. E quindi noi altri come compiti istituzionali abbiamo pure quello della tutela di quello che è il naviglio peschereccio che solca i nostri mari, e quindi rappresenta pure un'unione più forte fra quello che è l'istituzione e il mondo imprenditoriale. Abbiamo cercato di organizzare queste celebrazioni ricordando sia i 40 anni dall'istituzione della Capitaneria, ma anche il forte legame che c'è tra l'autorità marittima e l'amministrazione comunale e la marineria. Quindi al fianco dell'autorità abbiamo voluto fortemente le istituzioni che ci hanno supportato in questi 40 anni e che recentemente ci hanno intitolato due strade per onorare il corpo delle Capitanerie di Porto: Viale Guardia Costiera, l'arteria principale, e Viale 6 ottobre 1976, proprio per ricordare la data di istituzione del compartimento marittimo. Compartimento marittimo che ha consentito di elevare, di accrescere il rango dell'intera città di Mazara del Vallo nel panorama dei porti nazionali, garantendo quell'autonomia funzionale, amministrativa e operativa che solo un'autorità marittima sede di Capitaneria di Porto può consentire e garantire alla propria comunità. E questa crescita, questo legame l'abbiamo voluto anche racchiudere in un'immagine che è divenuta il simbolo dell'evento, che richiama sullo sfondo il profilo, lo skyline della città di Mazara, che richiama le tradizioni storiche e architettoniche della cultura araba, ma che si affaccia sul mare, dove veglia la Guardia Costiera, che col proprio emblema tricolore veglia sul mare che bagna e unisce contemporaneamente sia la costa sud della Sicilia occidentale che quella nordificana più prossima all'Italia. Quindi un esempio di integrazione sociale e culturale e istituzionale che da 40 anni a questa parte accompagna la città di Mazara del Vallo. Sì, era doveroso partecipare a questa iniziativa veramente commendevole da parte del comandante della Capitaneria di Porto. Avete visto anche i propri momenti di vera commozione, di emozione, la presenza dei 17 comandanti che si sono succeduti a Mazara. È un momento importante non solo per la Guardia Costiera ma per l'intera città, un riconoscimento che viene a Mazara, che dicevo ieri è frontiera, la frontiera non solo della Sicilia ma dell'Europa. La Sicilia in questi momenti, sapete, gli innumerevoli sbarchi che si susseguono sulle nostre coste, è impegnata come in questi anni lo è stata per accogliere e assistere le migliaia di migranti che arrivano, con grandi difficoltà ma con grande impegno e senso civico, dando veramente esempio a tutta Europa. Io mi auguro che questi momenti come questo di Mazara, nel quale c'è una comunità intera attorno alla Guardia Costiera che si riconosce in queste divise bianche, facciano riflettere anche sull'esempio che bisogna dare all'Europa per questa politica di accoglienza.
Indubbiamente, ed è una festa per la nostra città, non soltanto per la Capitaneria di Porto. È una festa per la città perché la Capitaneria di Porto è una istituzione, ma è anche una costola della stessa città. È costola ed anima al tempo stesso. Quelli della mia generazione, parlando della Capitaneria di Porto, anche quando non era ancora compartimento marittimo, parlano di una parte della loro storia, di una parte della loro famiglia, parlano di usi, di costumi, di tradizioni legati alla presenza della Capitaneria di Porto dalle nostre parti. E poi questa celebrazione in ricordo del 40° anniversario è anche una bella occasione perché rivediamo tutti i comandanti che hanno fatto il loro dovere in questa nostra città e hanno contribuito alla ricchezza della nostra città e hanno saputo dare il conforto quando c'era da dare conforto, hanno saputo anche essere degni della loro divisa nel loro comportamento. Ecco, al di là che la città di Castelvetrano Selinunte è sotto l'egida della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, ma è con vero piacere che questa mattina la mia comunità presenzi ad una manifestazione importante. Il 40° anno dell'istituzione della Capitaneria di Porto a Mazara del Vallo è un presidio di legalità ormai conclamato e di tutela delle nostre coste in un momento storico così difficile dove le coste e dove il canale di Sicilia sono oggetto di interesse purtroppo a livello mondiale per la problematica legata ai migranti. È bello poter apprezzare in una manifestazione pubblica anche i sacrifici che fanno quotidianamente questi uomini per garantire la sicurezza in mare. Stringiamoci a cuore, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia.